Mostar, la città nota per il suo ponte distrutto dall'artiglieria croata durante il conflitto nei Balcani, tiene le sue prime elezioni comunali dopo 12 anni. Le disparità di trattamento tra le due etnie della città, croati e bosgnacchi, hanno fatto sì che nel 2010 la Corte Costituzionale bosniaca abrogasse le leggi elettorali senza che fossero mai sostituite da quelle nuove, finché non si è pronunciata la Corte Europea per i diritti dell'uomo. Speriamo per il meglio, per una vita migliore. Voglio una città che non sia divisa, ma unita, come era prima della guerra, dice questo abitante di Mostar. Dopo 12 anni possiamo solo sperare per il meglio. È stata una 36enne, Irma Baralia, a rivolgersi alla Corte affinché venisse riconosciuto ai cittadini di Mostar il diritto di eleggere il sindaco.